Maria ti converta in gioia tutti i dolori della vita. Pace e bene, fratelli e sorelle. Oggi l'esortazione di San Pio è breve, breve. Dice: Maria ti converta in gioia tutti i dolori della tua vita, della vita. Bellissimo. Noi abbiamo un dovere di gratitudine verso la Madonna. È sempre Padre Marcellino a parlare. Ad alimentare in noi l'amore per la Madonna dovrebbe bastare, dice, da solo, il sentimento di gratitudine e di riconoscenza per tutte le grazie che lei ci ottiene da Dio. E soprattutto per quanto lei fa, lo abbiamo visto nel rimetterci in grazia. Questo perché Padre Pio dice nel testo, Padre Marcellino, che aveva sempre la Madonna accanto anche quando confessava. E quindi la Madonna l'aiutava nel rimettere in stato di grazia i penitenti. Ecco perché, dice Padre Pio, Maria ti converta in gioia tutti i dolori della tua vita, soprattutto quei dolori spirituali, che sono più dolorosi dei dolori fisici, fratelli e sorelle. Padre Pio, di fronte a tutto quanto la Mamma Celeste opera in lui, si sprofonda nell'umiltà, sentendo il rammarico di non poter ricambiare in egual misura tanta generosità. Scrive il 1 maggio del 1912: «Mi vergogno di me stesso, non avendo mai guardato abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano, e quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti. La mia riconoscenza, quale fu, dimenticai quasi perfino i doveri di gratitudine verso questa mammina celeste». Scrive lui così, ma lui non ha mai mancato di gratitudine verso la Mamma Celeste. Lui ha sempre dato. Già il continuo rosariare di San Pio da Pietrelcina è il continuo rosario che lui diceva. Pensate che diceva parecchi rosari Padre Pio, lo si vedeva anche quando stava a pranzo, metteva la mano nella pettorina così, aveva una corona del rosario e continuava a dire il rosario, mangiava qualcosina così, mi hanno raccontato i suoi confratelli che sono vissuti con lui, e poi mangiava un boccone e dopo continuava, ma continuava anche dopo, continuava anche quando era a letto, tant'è vero che un giorno disse: dammi l'arma. E qual è l'arma? Gli dissero: l'arma è il Santo Rosario. Questa è un'arma veramente che ci aiuta ad allontanare da noi chi? Il demonio. Ci aiuta ad allontanare da noi che cosa? Le tentazioni. E poi il rosario, se noi vogliamo le grazie, fratelli e sorelle, dobbiamo dire rosario, 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 rosario. Perché Padre Pio, per ottenere le grazie, pregava, pregava, pregava. Di Francesco d'Assisi si diceva che era l'uomo fatto preghiera, di Padre Pio possiamo dire era un uomo, un frate, sacerdote, cappuccino, diventato rosario vivente. Pace e bene a tutti.